Dal calcio alla pallacanestro, la Lux Chieti nel finale ha ribaltato il match e ha superato il Ravenna per 75 a 73, terzo successo consecutivo per la squadra del presidente Gabriele Marchesani, ma ce ne parla Enrico Giancarli, che si occupa di basket nella sua trasmissione, che segue insieme a Luca Pompei costantemente le pagine social di Rete8, Facebook e Instagram. Buon pomeriggio, Enrico, siamo in diretta con lui proprio. Enrico, cosa ci dici al riguardo e se ci sono anche altri argomenti dei quali ci vuoi parlare, oltre ovviamente al basket? Intanto buon pomeriggio Gigliola, parliamo di pallacanestro perché ieri sera abbiamo seguito una delle partite più belle della nuova gestione della Lux Pallacanestro Chieti, perché una partita che Chieti sembrava aver perso a 30 secondi dalla fine, era sotto di 4 la formazione di coach Maffezzoli. Poi è successo di tutto, è successo che Penny Williams è andato a realizzare un canestro andandosi a prendere un rimbalzo offensivo dopo aver sbagliato questo tiro. C'è Sorokas che va a rimbalzo, sbaglia anche Sorokas, Penny Williams firma il meno due, poi un clamoroso fallo in attacco firmato fischiato a Ravenna, ha permesso a Chieti di avere un ulteriore possesso, palla strappata in difesa a Cincerini sul suono della sirena, il fallo subito da Santiangeli che va in lunetta è praticamente perfetto e Chieti proprio sul suono della sirena ribalta il risultato vincendo 75 a 73 con 20 punti del solito Sorokas, anche 12 rimbalzi. Ecco, questo è il tiro libero della vittoria quando la sirena era già suonata, quindi la vittoria di Chieti. Poi c'è stata un po' di tensione da parte sul parquet, perché i dirigenti del Ravenna hanno protestato nei confronti dell'operato dell'arbitro, ma il fallo fischiato a favore di Chieti su Santiangeli è un fallo chiarissimo. Chieti era sotto anche di 7 a 1 minuto dalla fine, poi nel finale veramente è successo di tutto, Gigliole. Questa è una partita importantissima perché? Perché è la terza vittoria su 4 della gestione Maffezzoli, perché Chieti sale a quota 16 in classifica, agguanta il sesto posto 100, ma è sotto nello scontro diretto, comunque ben dentro le prime 9 che poi possono andarsi a giocare i playoff, e quindi la stagione della pallacanestro Lux Pallacanestro Chieti è positiva al 100%. Domenica, altro scontro molto importante in trasferta a Rieti. Rieti è sotto Chieti in classifica. Vincerla significherebbe consolidare la posizione dentro la zona playoff. Noi abbiamo realizzato ieri sera, proprio dopo la partita, un'intervista di 1 minuto al presidente Gabriele Marchesani, che ha fatto il punto della situazione. La possiamo ascoltare insieme. Presidente Marchesani, ennesima vittoria della gestione Maffezzoli, partita punto a punto, dura, maschia, e nel finale il sangue freddo di Santiangeli dalla lunetta. Sì, in effetti è andata così, è andata bene. Partita durissima, decisa proprio allo scadere sui tiri liberi di Marco. Devo essere onesto, era più una gara da X, come nel calcio da pareggio, perché assolutamente Ravenna non meritava la sconfitta, però purtroppo, e meno male per noi, la partita l'abbiamo portata a casa. Erano 2 punti fondamentali e sono 2 punti in più per questo obiettivo della salvezza. Adesso c'è Rieti per dare domenica la svolta definitiva a questo campionato? Ma Rieti è una partita importante, è chiaro che noi accusiamo assolutamente l'assenza di Davide Meluzzi. Come sta? No, sta migliorando, è una distorsione alla caviglia, speriamo di recuperarlo per Rieti, chissà, altrimenti per la prossima sicuramente sarà in campo. E queste le parole del presidente Marchesani. Gigliola, chiaramente nel pomeriggio vi terremo aggiornati anche con eventuali live sulla nostra pagina ufficiale per quelle che saranno le nuove decisioni sul colore della regione Abruzzo, se dovessero esserci aggiornamenti, e naturalmente sul bollettino del Covid che verrà reso noto tra poco dall'assessorato alla sanità della regione Abruzzo. Quindi vi aspettiamo sulla nostra pagina ufficiale. Per quanto mi riguarda è tutto, ti restituisco la linea a te. Grazie ad Enrico Giancarli, buon lavoro a lui.